Perché il cristianesimo, e in particolare il protestantesimo, si è diviso in 33.000 denominazioni, ognuna delle quali sostiene che la Bibbia è l'unico e il solo criterio su cui si fondano la loro vita. Se studiamo la Bibbia e prendiamo tutte le questioni dottrinali e le mettiamo sul tavolo, in modo ordinato, dalla creazione fino alla seconda venuta e anche oltre, la purificazione post-millennio della terra e lo sradicamento del peccato dall'universo, allora dobbiamo avere una sequenza logica che crei un tutt'uno senza nessuna disarmonia nel testo biblico. E questo è il motivo per cui io sono diventato un avventista del settimo giorno. Se guardo la mia vita, mio padre era cattolico, mia madre era luterana. Ho messo i criteri della Bibbia in giusta posizione col cattolicesimo. E ho scoperto una cosa. Ho scoperto che Dio dice che c'è un solo sacrificio. Ho scoperto che Dio dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati. Ho scoperto che Dio dice che c'è solo un avvocato e un intercessore tra Dio e l'uomo. Ed è l'uomo Cristo Gesù. Ho scoperto che non c'è spazio per altri intercessori. Non ho trovato altro spazio in questa chiara affermazione della Bibbia che tutti gli intermediari che fanno parte del sistema di culto cattolico. Non ho trovato nessun fondamento biblico per le immagini o le statue o per la loro venerazione. Non ho trovato nulla di tutto ciò nella Bibbia. Anche sul tema dell'immortalità. La Bibbia dice che il salario del peccato è la morte. Il cattolicesimo dice che l'anima è immortale. Ma la Bibbia dice: l'anima che pecca morirà. Considerando tutti questi criteri, mi sono detto: non posso essere un cattolico romano. E quando ho considerato il luteranesimo moderno, ho visto che si è spostato da quello che Martin Lutero ha insegnato. Quello che il protestantesimo moderno insegna non è lo stesso che ha insegnato Martin Lutero sul tema della morte e della risurrezione, per esempio. Poi c'è il tema del giorno del sabato. Il protestantesimo e il cattolicesimo non osservano il settimo giorno, osservano il primo giorno della settimana. E se considero tutti questi criteri, allora non ho scelta, se non quella di seguire la strada della Bibbia. E ho scoperto che l'avventismo del settimo giorno insegna tutte queste cose. Insegna che siamo il tempio di Dio e che dovremmo prenderci cura della nostra salute, non come mezzo per la salvezza, ma come conseguenza. Ma non solo il tema della salute, anche il tema della dottrina della seconda venuta, la dottrina della risurrezione, la dottrina del millennio, la dottrina del sabato, la dottrina della legge, la dottrina della grazia, la dottrina dell'armonia tra legge e grazia, che grazia, misericordia e giustizia si sono sublimate sulla croce. Tutto questo trova il suo compimento nell'avventismo del settimo giorno. Gli avventisti del settimo giorno non sono un popolo perfetto. Infatti la Bibbia dice che sono un ospedale. Sono un popolo infermo, hanno bisogno di collirio. Hanno bisogno di un manto di giustizia. Hanno bisogno di oro raffinato nel fuoco. È una prova del fuoco. È un luogo dove ci scontriamo gli uni con gli altri, dove ci sono molti conflitti di interesse, dove lo studio della parola dovrebbe essere fondamentale nel determinare la verità. E se è basata sulla Bibbia, se è verità, secondo la Bibbia, allora la voglio. E ho scoperto che questa denominazione si fonda sulla Bibbia e le dottrine che insegnano
possono essere sostanzialmente essere provate nel paradigma biblico.